Oggi vediamo com'è possibile investire in autonomia utilizzando Moneyfarm e perché il loro conto titoli, dopo averlo provato, è secondo me ad oggi uno dei servizi più completi in Italia per investire in autonomia, soprattutto per investitori alle prime armi. Ma ci sono degli asterischi di cui dobbiamo parlare e cose che vedremo a cui almeno prestare attenzione. Questo video è stato realizzato in collaborazione con loro che mi hanno chiesto di provare il loro servizio. Sappiate solo però che non c'è nulla di imposto da loro o pilotato in quello di cui parleremo. Ci collaboro da tempo e fortunatamente condividiamo i valori di trasparenza e onestà. Per cui vedremo sia i vantaggi, che sono secondo me tanti, altrimenti non ci farei un video dedicato, ma anche gli svantaggi. E qui sotto, se volete, vi lascio anche altri video che ho realizzato, non sponsorizzati da loro, prima ancora che sapessero anche come mi chiamo e in cui mostro il mio portafoglio e parlo della mia opinione sul servizio. Che comunque non sarà molto diversa da quello che dirò oggi. In brevissimo, però, per chi non conoscesse Moneyfarm, è una piattaforma di investimento multiprodotto, ossia una piattaforma che permette di depositare il vostro capitale e utilizzare diversi prodotti di investimento a seconda delle vostre esigenze e preferenze. In particolare, ad oggi sono disponibili 5 prodotti di investimento principali: gestione patrimoniale, liquidità più, piano pensione o PIP, Moneyfarm Sicura e il conto titoli. E vi rimando alla recensione completa per tutti i dettagli su questi prodotti. Oggi vedremo nel dettaglio il conto titoli, ossia uno strumento per investire in autonomia sui mercati finanziari, un'alternativa ai classici broker, per capirci, che opera in regime amministrato e tra poco vediamo cosa significa nel dettaglio e che Moneyfarm affianca, diciamo, al resto della sua offerta di prodotti per chi vuole investire anche in autonomia o magari personalizzare il suo portafoglio gestito, mantenendo tutti gli strumenti in un unico posto. Nel dettaglio è possibile investire scegliendo tra ETF, azioni, obbligazioni selezionati dal team di Moneyfarm per un totale di oltre 1000 titoli provenienti dai più famosi emittenti come iShares, Vanguard, Amundi e altri ovviamente. Perché ho detto selezionati dal team di Moneyfarm? Perché di fatto rappresentano un sottoinsieme di tutti quelli disponibili sui mercati finanziari, il che è fatto per aiutare gli investitori, soprattutto quelli meno esperti, a non investire in prodotti spazzatura. Ad esempio, non ci trovate ETF su economie troppo instabili come il Venezuela o la Nigeria, o su settori troppo specifici e rischiosi come la cannabis, o ancora ETF che fanno speculazioni con strumenti derivati, magari come quelli a leva o inversi. Mettono a disposizione infatti solo strumenti che hanno un senso per la maggior parte delle persone, seppur ovviamente da quello che ho visto e dal fatto che comunque ci sono tanti strumenti, non si può comprare cose alla cieca e bisogna prestare attenzione a cosa si acquista. Oltre però al funzionamento di base, ci sono alcuni importanti vantaggi che rendono appunto il conto titoli secondo me molto interessante e un paio almeno di svantaggi da valutare bene quanto sono importanti per voi. Il primo vantaggio l'abbiamo già accennato ed è la gestione della tassazione senza pensieri. Moneyfarm si occupa della tassazione per gli investitori, calcolando e versando automaticamente le imposte sugli investimenti, in modo che uno possa concentrarsi solo sugli investimenti senza dover pensare alle tasse, che sono un bell'ostacolo all'inizio o una bella gatta da pelare, se vogliamo, per un neofita. Piccola nota tecnica: nel conto titoli questo viene fatto utilizzando il regime fiscale amministrato, in cui la tassazione sugli strumenti avviene al momento della realizzazione della plusvalenza, ovvero quando si vendono gli strumenti finanziari e si ottiene un guadagno. Quindi, per intenderci, se non effettui vendite e non realizzi plusvalenze, non sono dovute imposte su quei titoli. E questo regime è diverso da quello usato dalla loro gestione patrimoniale, ad esempio, dove le tasse sono dovute ogni anno a prescindere da vendite o plusvalenze, e può quindi essere anche efficiente utilizzare il conto titoli per trasferire eventuali minusvalenze che uno ha collezionato nella gestione patrimoniale, nel caso questa venga chiusa, oppure è comunque da tenere a mente per il futuro, qualora un giorno decideste appunto di disinvestire dai vostri portafogli. Importante però sapere che una volta trasferite le minusvalenze nel regime amministrato non possono più essere portate in gestione patrimoniale. Il secondo motivo che rende secondo me il conto titoli interessante sono le analytics globali, o come la chiamano loro, la visione complessiva del portafoglio. Questa è forse la cosa che mi è piaciuta di più, seppur non è esclusiva del conto titoli, ma anche degli altri prodotti Moneyfarm, perché in modo gratuito e a tutti i clienti sono disponibili degli strumenti di analisi
con cui è possibile vedere in modo approfondito la composizione del portafoglio, con dettagli in termini di asset class, geografie e settori, e includendo anche gli altri prodotti che uno possiede, che siano gestione patrimoniale o liquidità più, ad eccezione della liquidità disponibile in generale e dei prodotti assicurativi o pensionistici posseduti, in aggiunta ovviamente a quello che si ha nel conto titoli. Queste analytics permettono di avere una visione d'insieme degli investimenti in modo automatico e non perdendo mai la percezione anche di cosa sia effettivamente nel portafoglio. Ne ho parlato nel video dei miei errori con gli ETF, quanto comprendere la composizione effettiva e completa del portafoglio sia importante, e di tutti gli errori che ho commesso io, almeno quando non lo sapevo. E giusto per farvi vedere un esempio, per me, che ho anche due portafogli di gestione patrimoniale con loro e utilizzo anche liquidità più il loro portafoglio monetario che copre le esigenze di breve periodo, questa funzionalità permette di vedere tutti gli strumenti praticamente che posseggo, dandomi una visione di geografie, settori e asset class. Il terzo vantaggio, se vogliamo, ha valore però soprattutto per un principiante, ed è che anche nel caso del conto titoli, come per la gestione patrimoniale, un consulente Moneyfarm è sempre a disposizione, che può aiutare a capire meglio gli strumenti e chiarire eventuali dubbi sul loro funzionamento, anche se poi non darà ovviamente magari consigli di investimento. E che io sappia, ad oggi in nessun broker italiano ci sono funzionalità di questo tipo. Al massimo i servizi clienti magari dei broker ti spiegano come fare un ordine con la piattaforma, ma nulla di più. E per un neofita credo che questa sia una cosa molto utile, perché alla fine immagino che ci siamo passati un po' tutti all'inizio di avere dubbi su quei due o tre strumenti e non sapere magari a chi chiedere. E in questo caso sarebbe possibile farlo direttamente magari con un professionista, anche se poi è da capire quanto in profondità si spingano magari con le spiegazioni. Dubito che possano fare sessioni di tutoring magari di 2 ore, ma immagino più aiutare magari a smarcare dubbi semplici. Per quanto riguarda le commissioni, i costi per operazione sono fissi e buoni rispetto alla concorrenza italiana. Parliamo di 3,95 per operazioni fatte su borsa italiana, 5,95 per operazioni su borsa tedesca o francese e sui bonds, e che ad oggi in particolare su alcuni prodotti scendono a zero grazie al fatto che si riceve un cashback totale sulle commissioni di oltre 300 ETF. Non ci sono poi commissioni di apertura conto, e quelle di cambio valuta sono secondo me un po' altine, diciamo dello 0,7%, nonostante ad oggi sul conto titoli non ci sono ancora strumenti disponibili in valuta diversa dall'euro. E il cambio valuta, se dovessero interessarvi questo genere di operazioni, non è proprio bassissimo secondo me, ed è uno in generale dei caveat da tenere a mente se decidete di usare il conto titoli. Ma è anche vero che questa piattaforma è pensata per chi vuole investire in modo semplice e non per chi vuole fare investimenti magari più speculativi o robe avanzate, magari anche in altre valute, appunto. E il quinto e ultimo vantaggio extra, diciamo, che è un po' più soggettivo, ed è l'applicazione. Sia mobile che web, che è secondo me la più semplice da utilizzare tra quelle italiane e che fanno anche da sostituto d'imposta, che se per un geek della finanza mi rendo conto non fa molto la differenza, per la persona comune magari che vuole solo fare qualche investimento senza perdere la testa per capire il funzionamento di un broker può sicuramente essere importante. Quindi, per tirare un po' le somme, per chi può essere adatto questo conto titoli e per chi invece no, almeno secondo me. Se uno è un principiante o sta cercando una soluzione per gestire autonomamente magari i propri investimenti con tassazione gestita e strumenti anche di analisi avanzata, questo conto titoli potrebbe essere un'ottima scelta sicuramente, ed è anche l'unico strumento che io sappia in Italia ad avere tutte queste funzionalità, a discapito di alcuni svantaggi per qualcuno, come ad esempio meno strumenti totali disponibili o le commissioni sul cambio valuta, che però per alcuni potrebbero non essere cose significative. Ancora meglio poi se uno ha già una gestione patrimoniale con loro o altri strumenti di investimento come liquidità più o il PIP. Può avere molto senso utilizzare questo servizio così da avere tutto in un unico posto e semplificare anche la gestione, le tasse e avere sotto controllo anche la visione complessiva appunto del portafoglio. Potrebbe invece non essere la scelta ideale in primis se uno non se la sente ancora di investire in autonomia, e a quel punto forse è meglio guardare altri prodotti come anche la gestione patrimoniale o liquidità più, che sono strumenti comunque competitivi e con costi bassi, più indicati per chi magari è avverso ai mercati
mercati finanziari e che utilizzo anche io per una parte appunto del mio portafoglio. E nel frattempo magari approfondire però il mondo degli investimenti così da investire anche in autonomia in un secondo momento. E poi non è sicuramente ideale per investitori più avanzati che vogliono la massima flessibilità in termini di strumenti disponibili e anche di mercati in cui investire. Nel caso in cui si hanno già investimenti, ad esempio con altri broker che non fanno da sostituto d'imposta, ad esempio, è possibile trasferire gratuitamente gli strumenti, che siano questi ETF, azioni, obbligazioni, riportando appunto tutto a un regime amministrato e semplificando così magari la gestione del portafoglio. È possibile trasferire su Moneyfarm posizioni da intermediari esteri che operano in Italia, purché il conto sia monointestato ed il regime fiscale sia amministrato o dichiarativo. Se siete poi interessati ad iniziare ad investire col conto titoli, la promozione attuale è ottima e offre un cashback totale sulle commissioni su ETF Vanguard per ordini superiori a 1000 euro fino a metà marzo del 2025. E per aderire a questa promo puoi utilizzare il link che ti lascio qui sotto nella descrizione del video. Se vuoi invece capire ancora meglio come funzionano altri prodotti come la gestione patrimoniale, vantaggi e svantaggi anche di quelli e tutti in generale i prodotti che offrono, puoi guardare il video che ti lascio qua lato, che è la recensione completa sulla piattaforma. Detto ciò, grazie mille per avermi seguito, lascia un mi piace se questo video ti è stato utile in qualche modo e iscriviti per non perderti altri futuri video come questo, e noi ci vediamo la prossima settimana in un prossimo video. Ciao!